Ezio Greggio da Paolo Bonolis, le dolci parole per Enzo Iacchetti. Ezio Greggio da Paolo Bonolis, la dedica a Enzo Iacchetti. Chi ha incastrato Peter Pan? È il programma del giovedì sera. Nonostante gli ascolti, soprattutto con la seconda puntata, non siano stati molto generosi con il bravissimo Paolo Bonolis, il programma resta uno dei migliori di questo inizio di stagione televisiva per il modo in cui vengono trattati i bambini, non come talenti da mandare al macero, ma come semplici bambini con le loro ingenuità, la loro innocenza e soprattutto la loro curiosità che viene fuori durante le interviste ai personaggi di turno del mondo dello spettacolo. Questa sera è stato ospite niente meno che Ezio Greggio, lo storico padrone di casa di Striscia la Notizia. Si è sottoposto, come tutti i VIP chiamati da Paolo Bonolis, alle domande dei bambini in studio che gli hanno chiesto chi tra lui e il conduttore avesse il naso più grosso, con conseguente scambio di battute, per poi continuare con domande più soft, quanti figli hai? O mi fai fare la velina? È arrivata poi la domanda sul suo collega di bancone Enzo Iacchetti, ovvero se loro due sono amici fuori dal programma oppure no. Qui Ezio Greggio ha speso dolci parole per il suo collega dipingendolo come un grande suo amico e che, se ci fossero le telecamere durante le loro scorribande quotidiane, avrebbero un show tutto loro fatto dal nulla. Paolo Bonolis, Ezio Greggio ospite, voglio bene a Enzo Iacchetti. Paolo Bonolis da tre giovedì a questa parte è occupato con la conduzione di Chi ha incastrato Peter Pan? La trasmissione in cui i bambini sono al centro dell'attenzione con tutto il loro bagaglio di innocenza. Si sa che i bambini sono sinceri e da loro non si avranno mai domande costruite e banali. Primo ospite di questa puntata dello show di Canale 5 è stato Ezio Greggio che, smessi momentaneamente i panni di conduttore di Striscia la Notizia, si è prestato al programma rispondendo alle domande dei bambini. Questi gli hanno chiesto quanto guadagnasse in un anno, che lavoro facessero i suoi figli, uno è a Londra mentre l'altro fa l'attore a Los Angeles, e se davvero nella vita reale volesse bene al suo collega Enzo Iacchetti. In questo frangente Ezio Greggio gli ha mandato un bacio dicendo che tra loro c'è un rapporto d'amicizia che dura da anni e che va ben oltre la conduzione di Striscia la Notizia.